Ci siamo dallo stadio Luigi Ferraris di Genova. Genoa-Verona, il Genoa assolutamente alla ricerca dei punti salvezza, il Verona invece cerca ancora una vittoria per un campionato comunque molto molto bello e importante. Il Genoa si schiera con un 3-5-2 un po' asimmetrico. Ankersen sulla destra farà il terzino pulificante, invece Iago Falke sulla sinistra giocherà su tutta la fascia. Davanti Pandev e destro, l'autore del gol che ha deciso il derby. A te Verona. Il Verona con un 3-4-3 con in difesa Ramani, Gunter e Kumbulla, centrocampo Veloso, Amrabat e davanti Pessina a destra, Zaccagni a sinistra e punta il pazzo Pazzini. Occhio al pazzo che potrebbe segnare il gol dell'ex. Intanto noi abbiamo tutte le telecamere giuste, vediamo anche il replay, è tutto a posto. E ora palla al Genoa con Ankersen, non vediamo l'azione. E siamo giunti al quinto minuto di gioco. Genoa che vuole la vittoria, ma anche il Verona vuole provare a vincere questa partita. Pazzini, Pessina, la palla dietro, Veloso prova il destro. Via, bravo Romero. Occhio all'ex, intanto Romero ha cacciato via il pallone. Buona così, siamo al sedicesimo, non vediamo azioni, un tiro solo per il Verona. Lazovic intanto si è rotto un dito, ma rimane in campo Darko Lazo. Si è rotto davvero un dito. Sì, sì, così dico. Intanto siamo al 27esimo, abbiamo visto azioni, 4 tiri del Verona, ma nulla di che. Gunter. Silvestri per Ramani. Lancio Pazzini di testa, Pessina. Arriva Faraoni, attenzione Faraoni, è Faraoni, ehi, al destro. Dove vai, ma dove vai, Faraoni, dove vai? Amrabat ha commesso molti errori, siamo al 37esimo, a questo punto andiamo a mettere più partite, più azioni, perché non abbiamo visto veramente nulla. Batte Veloso. Punizione di Veloso, arriva Pessina, Kumbulla! Non ci credo, ma cosa facciamo lì in mezzo? Quando c'è un calcio piazzato di Veloso, sono sempre i problemi della squadra avversaria. Rivediamo. Disattenzione colossale del Genoa. Attenzione, Veloso, bravo, sempre Kumbulla, perfetto. Kumbulla, bravissimo Pessina di testa, poi Kumbulla. Tutti a guardarci, tutti a facile. Guarda, sono rimasti tre centrocampisti. Ma è stato bravo Kumbulla, sì, ma guarda, si è liberato. Sì, ma guarda, no, non è fuori gioco. Ma io ma visto. No, cioè, non sul primo tiro, non è in fuori gioco, dopo sì. Dai, forza Genoa, forza Grifone, dobbiamo andarla almeno a pareggiare, forza Sturaro, che la tocca dietro per Criscito, Iago Falchi a questo punto verrà spostato un po' più avanti, Criscito, palla indietro per Mattia Perin, Masiello, forza Masiello, non escluso Masiello punta negli ultimi minuti, l'abbiamo visto e fu quello che ha cambiò la partita contro il Parma, Lazovic, occhio! Ci metto Faraoni, no! Perin. Bravo Perin, vediamo questa azione, Lazovic, il pazzo, attenzione al pazzo, Lazovic. Ci tiene particolarmente Pazzini a dare un dispiacere ai suoi ex rivali, viene giocato nella Samp, sì, nella Samp, diciamo, fu il periodo di massimo fulgore insieme con la Fiorentina, attenzione a Schöne. Masiello, dai ragazzi, andiamo a pareggiarla prima dell'intervallo con Ankersen sulla destra, no. Se ne va Ankersen, bravissimo Ankersen, tocca indietro, Schöne, sì destro, no! Bravo, quasi autorete, e ora il Genoa prende fiducia e va con l'asse Schöne a battere questo corner, bella la palla in mezzo, ma facile per Silvestri, bella, l'ho detto un po' troppo in anticipo, Silvestri, prende tutto il tempo, aspetta magari la fine del primo tempo. Pessina, si accentra Pessina, non sta giocando male da alla destra. Sì, una posizione nuova trovata da Mister Savoldi. Faraoni si accentra, Amrabat, Zaccagni, no, no. Zaccagni! Il 2-0 del Verona! Ma cosa è successo? Io volevo pareggiarla prima della fine del La scelta è giusta, Pessina a destra e Zaccagni a sinistra. Attenzione, guarda come ci siamo messi. Ma pensare che c'è anche Ankersen su quella fascia. Ma dov'è Ankersen? Dov'è? Guarda Zaccagni. Ma tutti accentrati. Ma non ci prendo. Adesso si fa dura, bisogna cambiare tutto nel Genoa. Incredibile, questo Genoa a volte ha delle folate come nel derby e poi dopo si perde in bicchiere d'acqua. Masiello, palla per Sturaro, ora l'asse Schöne, lancia lungo,
no, male, 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 male. Applaudi Ankersen, cosa vuoi applaudire? 9 tiri a 0, 9 tiri a 0. Ci vogliono grossi rimedi per Gabri Gabra, per il suo Genoa, che veramente ora rischia molto la Serie B. Allora, vediamo Iago Falche come è andato, 6-6, uno dei meno peggio, Ankersen 6-40, direi che non ha più senso tenerlo in campo. Dentro un'altra punta, e a questo punto andiamo un po' con Favilli, c'era anche Berami pronto ad entrare. Allora, Favilli giocherà qui con, come fulcro del gioco, Pandev registra avversato. Iago Falche a tutta fascia e dei centrocampisti fuori anche uno spento Cassata e dentro l'anima della squadra Berami. Berami come incontrista, a questo punto anche l'asse Schöne può andare più avanti a dare manforte alle due coppie, alla coppia davanti da attacco, anzi il regista avanzato anche lui. Vediamo così se con un modulo chiaramente non più equilibrato ma molto offensivo il Genoa con due gol da recuperare riuscirà a fare meglio nel secondo tempo. Non ci sono cambi nel Verona? No, nessun cambio per adesso. Forza ragazzi, forza Grifo! Ed ecco Sturaro per Berami. Schöne, subito per Favilli. Fallaccio di Kumbulla, tira fuori il giallo. Che fallacci vedi te? Fallaccio di Kumbulla. Dai l'asse Schöne, dai che la riprendiamo. L'asse Schöne. Mette in mezzo Masiello. Sì ragazzi, vi voglio così. Entrategli bene in campo nel secondo tempo. Primo tiro in porta, veramente. Criscito, Criscito dai, guida tu la squadra, non passarla indietro possibilmente. Perin, Masiello, poi per Schöne. Bello questa triangolazione, anche bravo Favilli. Vai destro, sì destro, sì, no, destro. No. Che parata. Però la squadra c'è, la squadra risponde, in tre minuti ha fatto più di tutto il primo tempo. Perché siamo rimasti chiusi negli spogliatoi ragazzi? Gabri Gabra, entra tu e fai qualcosa con il tuo spirito combattivo. Tutto il primo palo, ha sbagliato destro, mamma mia cosa ha sbagliato destro. Però il Genoa è in partita con Masiello per Favilli, fulcro del gioco, tocca tanti palloni. Masiello, non rifugiarti indietro per Perin. Dai ragazzi, Perin, palla per Schöne, Sturaro, ora meglio, 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 Berami, Sturaro, i tre di centrocampo si trovano di più da quando è cambiato il modulo. Masiello, però non è sparito dal campo, ancora Masiello, Favilli, la stoppa per destro, deve riscattarsi. Fuori gioco, ma cosa c'è? Fuori gioco di Favilli. Dubbio. Un'altra punizione di Veloso in mezzo, Kumbulla! Alto, meno sempre male, meno male. Sempre pericoloso Veloso sui calci piazzati. Quanti sono stati gli assist su calci piazzati? Attenzione, okay. Veloso! Prende la barriera. Barriera. Non dobbiamo uscire dalla partita, non dobbiamo uscire dalla partita. 57esimo, Berami, ricevuto da Pandev sul messo laterale. Masiello, Masiello ancora per Pandev. Schöne, Berami, ancora Schöne, mettila lì, sì che bella, dai Iago, Iago, no, quanto sei molle Iago, quanto sei molle Iago, ti voglio più deciso, forza, forza ragazzi, Schöne, dalla bandierina, mette in mezzo, lontana la manica, ma c'è destro, dalla dietro, facile così, bravissimo, lascia Schöne, la mette, Silvestri, la prende. Verona sembra quasi voler far sfogare il Genoa. Siamo al 61esimo, non vedo cambi. Ramani, lancio per Lazovic. Lex. Sempre fortunato, un po' Lazovic con dito rotto. Lazovic arriva Pessina! Attenzione! Ehi, bravo Perin. Siamo al 61esimo, c'è un cambio nel Verona? Fuori il pazzo, dentro Salcedo nel Verona. L'amuleto Salcedo! Di tacco Berami, ripeto, siamo sotto 2-0, ci stiamo giocando la Serie A, magari anche no, magari anche no Berami, questo colpo di tacco. Iago Falche va con la sua cavalcata sulla sinistra, potrebbe essere lui a abbandonare il campo fra 10 minuti se non fa niente, invece fa destro molle, anche tu sei molle destro, dai, con Favilli fulcro del gioco, però qui l'ultimo cambio bisogna studiarselo bene. Certo, in panchina ci dovrebbe essere ancora un'altra punta, se non sbaglio. Stavolta Berami dovrebbe esserci Sanabria. Destro si è provato, poi qui Veloso butta via il pallone. Saltiamo questo replay, 11 tiri a 3. Un Genoa che nel secondo tempo sicuramente ha fatto meglio, ha fatto anche meglio del Verona. Ci serve il gol per rientrare in partita, dai Favilli.
invece Zaccagni. Amrabat, arriva Lazovic. Prende Lazovic, ancora il cross in mezzo, Pessina. Bravo su. Il cross, Zaccagni. Ceperin. Così, andiamo a costruire, ragazzi. Lazovic la prende col destro in mezzo, poi veloso. Lo stop, sì, si addormenta, non fa fallo. Si è rotto, no. Turaro, no, cosa ti sei fatto? No, si è fatto 49, male. È rimediato una botta, a questo punto potrebbe veramente uscire. Attenzione, Kumbulla, Gunter! Fuori gioco. Però sempre pericoloso. Forse se non l'ha toccata. Forse se non l'avesse toccata. Non lo so, secondo me era fuori gioco proprio di quello, ah, no, di Kumbulla. C'era già. Non di Gunter. C'era già il fuori gioco di Kumbulla, quindi non c'entra più niente Gunter. Siamo al 70esimo, tutto per tutto per il Genoa, attenzione, il Genoa tutto per tutto, a questo punto esce Sturaro, Schöne gioca a centrocampo, al posto di Sturaro entra lui, Sanabria, e ci proviamo con la terza punta, con Pandev di supporto, Favilli, fulcro del gioco in mezzo, Sanabria, centroavanti di destra, mettiamolo così, Iago Falche a questo punto avanza anche lui e va a fare l'ala di supporto, con Pandeva a destra, mentalità molto offensiva. Non c'è niente da perdere. Forza ragazzi, forza Grifone. Dai. Andiamo a giocarcela. Fino alla fine il Genoa deve crederci. Masiel. Poi Schöne. Beiram. Pandev, l'asse Schöne, si tocca molto bene il pallone. Ora vediamo Iago un po' più avanzato se riesce a fare qualcosa. Prova a mettere in mezzo, sempre con un cenno di provarci, ma poi non ci prova. Iago, sbloccati, ti prego. L'asse Schöne dalla bandierina, mette in mezzo. C'è Favilli, uno dei più intraprendenti. Sì, però non è che devi andartene via, Favilli. Rimessa lunga di Pandev per Sanabria. Sanabria ancora per Pandev. Berami, non c'è più Verona. Sì, ragazzi, Iago! Silvestri. Quasi! Mamma mia, Iago, ti ho cercato di stimolare e alla fine è arrivato questo bel tiro. Bravo Iago. Attenzione, cambio. Esce, no, Zaccagni gioca meglio, quindi fuori Pessina e dentro un centrocampista. Entra Ver a centrocampo. Anzi, forse Zaccagni meglio a centrocampo. Sì, un po' meglio. Regista arretrato di supporto e Ver trequartista. Il Verona ha costruito la sua vittoria nei minuti. Attenzione, rigore! No, calma. Ci ho voluto credere. Dai che continuiamo a attaccare noi. E c'è il quasi palo. Masiello davanti. Gli ultimi dieci minuti sarà di nuovo centroavanti lui. Pandev, Schöne. Ver, è entrato benissimo. Non perdere. Vai Ver. Ancora lui, dalla Salcedo! Salcedo sbaglia! Era fuori gioco. Ah no, tiro dalla bandierina. Tiro la bandierina, sbaglia Salcedo. 75esimo, il Genoa deve trovare quel gol. Poi Miguel fare in come mezzo, Verre! Poi come contro lì. Il Parma. Amrabat! Via. Come contro il Parma, perdevamo 2-0 e poi siamo andati a pareggiarla grazie all'intuizione di Gabra, che era riuscito a portare la squadra. Eccolo lì il gol. No. Masiello Spinto in avanti Masiello, 80esimo minuto, dai ragazzi. Faraoni, Verri, di nuovo Faraoni, Zaccagni col tacco veloso, il sinistro, Miguel Veloso, che gol ha fatto! E anche il coraggio di esultare, ci mandi in Serie B e c'hai anche il coraggio di esultare. Esulta. Vergogna Miguel Veloso! Ma vergogna cosa? L'abbiamo costruito via da Genova. L'abbiamo costruito noi qua a Genova. L'abbiamo costruito noi qua, invece tu ci fai assist. Però l'ha sfruttato Savoldi, Veloso. Che sinistro. Vergogna Veloso! Abbi più rispetto, non serviva niente questa... Questo per il Verona, noi serviva almeno un punto per credere in questa salvezza. E invece, guarda cosa mi combina. Dai ragazzi, ultimo cambio, è uscito Lazio, è entrato Di Marco nel Verona. Grazie. Il dito rotto, lasciare un po' il panchino. Ci ha gelati questo. Oggi ha giocato benissimo. Questa catramina di Veloso. La sente proprio questa partita. Iago Falche, caro mio.
la sessione Berami. Dai, andiamo su. Siamo molto molto offensivi adesso. Vai Zaccagni. Vai Zaccagni, che partita. Poi Salcedo. Esci. Salcedo! 4-0 Verona. Il cambio è giusto, il cambio è giusto. Zaccagni, due assist da trequartista, un gol dalla sinistra. Ma cosa vuoi che ti dica? Guarda Schöne, cioè, cosa ti posso dire? Dalla semifinale di Champions alla Serie B. Ma non puoi perdere quella palla, anche Criscito lì guarda, guardano tutti. Cioè, va bene che eravamo offensivi, però se perdi palla a centrocampo in maniera inguardabile, Schöne, poi è inutile mettersi le mani nei capelli e mandare a quel paese il mondo. E fai il colpo di tacco, Sanabria, ma se non ho più cambi, se no ti avrei tolto, sei 4-0 sotto e fai i colpi di tacco. Andiamo a dare dei calci al pallone invece che fare i colpi di tacco. Masiello, non fare stupidaggini, ti prego. A questo punto direi che possiamo scendere anche nel numero delle azioni. Dai, almeno il gol della bandiera. Schöne. Mette in bulla. Vai Zaccagni, Zaccagni, non c'è nessuno, siamo? Non c'è nessuno. Zaccagni per la doppietta. Zaccagni salta il portiere, sbaglia. No! Come fai a sbagliarlo? No, vabbè, non c'era nessuno, ma no, dai, non può sbagliare un gol del genere, Zaccagni. Vabbè, si è rovinato tutto bene per la partita qua. Uscito bene Perin. Ma come è uscito bene? L'aveva saltato. È uscito bene e poi Perin. Guarda, gli ha tolto lo spazio e lui non poteva. Ma ha chiuso manco la porta. Appunto, perché gli ha chiuso bene lo spazio. Bravo Mattia. 18 tiri a 6. Risultato bugiardo. Meglio ancora il Verona. Veloso il cross. Kumbulla! Beh, ragazzi, ho capito, ma almeno l'onore. Avete staccato la spina un po' troppo presto. Sette. Dopo quell'errore che ha fatto, come si fa a dare 7 a Schöne? Favilli, Schöne, ancora lui, ora lancia lungo, dai destro, dai, facciamo almeno gol, facciamogli dai vedere. Bravo, Faraoni, Gunter, Silvestri. E quando la squadra perde completamente il senso, adesso hanno anche giocato bene, questo fraseggio interessante, Iago Falche, per me uno dei peggiori del Genoa, in assoluto in tutta questa scudetta. Guardalo lì, Faraoni, che partita ha fatto. Faraoni che non ha fatto secondo me così tanto bene in questo scudetto. Dai Mimmo, dai Mimmo, fai vedere la cattiveria in campo. Zaccagni, Amrabat, bravo Perin, almeno che partita. Zaccagni che sta facendo veramente tutto in questa partita. Veloso in mezzo. Dai Perin, subito, lancia subito che ci sono gente in avanti, dai. No, saltiamo questo replay. 3 minuti di recupero, brutto, brutto, brutto. Ci credevamo, invece un'altra pesante sconfitta dopo i 5 reti prese dal Sassuolo, 4 reti qua. Male, malissimo. Pandev, Masiello. Dalla Pandev, subito, Schöne, di prima, Schöne, poi ti danno 7. Poi Salcedo. Ti danno anche 7. Guarda qui, Salcedo, Salcedo, Salcedo. Per Faraoni, prova la catramina. Bravo Mimmo, capitano coraggioso, bravo Mimmo, almeno te. Dai Mimmo, bravo, bravo, bravo. 6 tiri a 21. Sa che finisce qua l'avventura del Genoa al Luigi Ferraris oggi. Per il Verona, oggi ho giocato davvero molto bene. Finisce qua e sono brutti, brutti presentimenti per il Genoa, che ha affrontato un primo tempo male, ha provato nel secondo tempo, ha avuto una reazione, sembrava poter segnare il gol del 2-1, poi degli errori pazzeschi in difesa e anche a centrocampo di Schöne hanno concesso questi 4 gol al Verona. Veramente sono interdetto dal parlare. Andiamo con le pagelle, vai, un Verona pazzesco, mamma mia, tutti i voti verdi. Kumbulla 9,1, poi Zaccagni man of the match, io l'avrei dato Miguel Veloso, ha fatto un gol bellissimo. Beh, poi due assist, mezzo un gol, assist Zaccagni. Sì, Zaccagni sì, comunque un gol e due assist, ha sbagliato quello davanti al portiere. Poi Amrabat 8,7, Eddie Salcedo entra e segna. Pazzini è il peggiore del Verona, è uscito subito al 62esimo, non si è visto molto, però ha toccato comunque tanti palloni. Poi bene anche Silvestri, bene, bene tutti in Verona. Invece nel Genoa io salvo solo Mattia Perin, 6,7, ha parato nonostante i 4 gol, ha parato bene. Berami almeno ci ha messo quella sua grinta, l'aveva detto Gabri Garbara dentro nel secondo tempo. Berami in effetti ha fatto bene con il suo 6,8, io non dissento completamente col 7,3 a Schöne,
suo l'errore che ha concesso il 3-0 e che di fatto ha chiuso la partita, ha chiuso le menti del Genoa, che invece avesse segnato un gol 2-1 l'avrebbe in qualche modo recuperata. Ce lo ricordiamo col Parma, che bella partita. Favilli 6,3, forse invece mi è sembrato uno dei meno peggio davanti, Iago Falche 6,6, male Ankersen, male Cassata, Sturaro è dovuto uscire infortunato 6,7. Vabbè, ci dobbiamo congedare dallo stadio Luigi Ferraris di Genova con un brutto risultato per il Genoa. Genoa 0, Verona 4. Ciao a tutti. Ciao a tutti.